un'eccessiva frammentazione dei sindacati non fa altro che danneggiare medici e pazienti, è così? Sì, infatti alla fine non sanno più con chi parlare. Le regioni, il governo, i ministeri, trovandosi tanti interlocutori, preferiscono evitare l'incontro e sfuggire ai problemi. Noi speriamo che attraverso una compattazione delle sigle si possa in qualche modo semplificare e riunire le richieste e trovare più facilmente degli interlocutori disposti ad ascoltarci. C'è chi pensa che oggi i sindacati siano anacronistici, lei cosa replica a questo? Periodicamente stiamo assistendo da parte quantomeno dei governi che sono succeduti negli ultimi anni a un tentativo di saltare l'intermediazione sindacale e andare a un rapporto diretto con i cittadini. Il risultato, come abbiamo visto, non è stato dei migliori e qualche governo l'ha pagata caramente questa semplificazione della comunicazione. Noi riteniamo che ancora ci sia un ruolo per il sindacato, il quale deve rendersi interprete, filtrare le richieste dei propri associati e renderle compatibili con quelle che sono l'interesse comune di tutti i cittadini. Finché la trattativa aperta non ci sarà protesta, ma diversi sono i mal di pancia, che cosa chiedete alle istituzioni? Ma io ovviamente in questo momento la figura del medico soffre di attacchi da parte di altre professioni. Quindi, tanto per cominciare, il medico rivendica il suo ruolo, la sua responsabilità, vuole che venga riconosciuta la sua figura preminente nella cura del cittadino, la sua leadership nel lavoro di equipe rivolto alle cure dei cittadini malati.